la mia casa preferita, Animation Magicking. Che sono anche quelli che dovevano fare lo spin-off di World. Quando? Gamelon. Quello che non è mai uscito. Ma perché Gamelon? È frulano? Gamelon! Dio boy! Ma perché Ganon gli dava questo? Musica rigorosamente softcore. Io aspetto Plumbers Don't Wear Ties comunque. Zelda, Duke Onkled is under attack by the evil forces of Ganon. I'm going to Gamelon to aid him. But father, what if something happens to you? I will take the Triforce of Courage to protect me. Don't hear from me in a month. Non hai visto il pezzo? Papa, don't worry. Questa è la Triforce. Guarda, la famosa piramide azzurra. La forza del coraggio. Ship sails in the morning. I wonder what's for dinner. Oh boy, I'm so hungry, I could eat it all. Cioè l'avventura, spacchiamo tutto, chissà cosa c'è per cena. Ma che cazzo scritto i dialoghi? Troglodita. Guarda che bello. Se non si è capito come non fa ancora aver un fatto tipo il re. Sembra Martin. È quella lesbica lì? È la mitica principessa Zelda, quindi faccio col bait, però. Sai che esistono veramente i Dodongos nella serie originale? Eh sì, è vero. We're going to Gamelon. All right, dear. I'll get the Triforce of Wisdom. È vero, il Triforce of Wisdom, il triangolo blu. Ma la mappa di Monkey Island. Benvenuti a Zelda Wand of Gamelon. Mamma mia. Vediamo, adesso dovrebbe venire fuori. Questo è il gameplay. No, ottima scelta, voglio proprio suicidarti. Perché? Lascia che ti aiuti, esci da lì. Vai. Dai una spada da Triforce. Bravo. Oh, sei nel menu. Che se io spado la Triforza vado nel menu. Sì. Ok, questa è la mappa del gioco. In realtà devi seguire una serie di cose obbligatorie. Solo che non lo sai. Perché open world, no? Ok, allora, la prima cosa da fare è buttarsi a destra e andare nella città. Così facciamo conoscenza del mercante. Questa? No. No. Il più ancora più a destra ancora. Quella lì, saccato. Mi pare che sia saccato. Sì, è saccato. Vediamo i tipici mostri di Zelda. Cioè, senti la musica. I rinoceronti, no, gli uomini di dinosauro con le asce. Come si evita questa cosa? Puoi parare stando fermo. Ah sì, ok, allora i comandi. meglio spiegare subito i comandi. Col bottone 1 attacchi, sì. Compri gli oggetti, parli con le persone. E vai nel menu. E col 2? Col 2 attivi gli oggetti che hai selezionato. Per scegliere gli oggetti devi premere giù, così che si accucci, e quindi premere 2. Va bene. Lo sbatto nel... on your side, but I still have to sell the stuff. Just pick what you want. Cosinto, I'll handle the rubies. Ma perché sono tutti strafatti di acido? Ok, però a premere giù e 2. Allora, aspetta. Ok, questo è il menu. Abbiamo i cuori, ovviamente, le rubie, i rubini, perché non sono le rupie. Ah. No, rubies, no rubies. Vabbè, l'olio per la lanterna, sì. E poi i vari due oggetti base, spada e scudo. Ok. Non abbiamo una lira, dobbiamo quindi farmare soldi per acquistare oggetti utili come corde, bombe e olio. Ok. Per uscire, per entrare ad uscire, bottone 2 sulle porte. Quindi quando sei dall'altra porta, premi 2. Per parlare devo stare immobile? Sì. Ma va che storia! Lo scudo alzato. Ah, quei famosi interrogati li beccano lo stesso. Però vedi che parla. Per saltare, come hai potuto ben già provare. Attento! Grande! Ah, peccato. Sei morta, hai 3 vite, poi torni alla mappa principale e devi rifare il livello. Ok, quando colpisci un nemico esce la rupia. Devi colpire anche. E colpire la rupia per prendere. Per quello di saltare per prendere. Bravo. E saltare per sparare anche la rupia. C'è una porta qua. Era sì. Comodo. Allora, in quel posto c'è la spada leggendaria, la Master Sword. Il problema è che è scuro, quindi devi trovare la lanterna prima. Per farlo dobbiamo uscire dal livello. Trovare dell'olio. E no, l'olio si compra più tardi. Intanto serve trovare la lanterna. La lanterna si torna nella zona del gioco. Per uscire devi andare dal mercante e dove succede altre forze per uscire. Ma... oppure aspetti che mi sia il tempo.
Ah, ah. Comunque è uguale. Non è mica un problema, no? No, no, vabbè, sì, tanto il gioco è bellissimo. Ok, allora, le musiche soprattutto da pubblicità. La Triforza vedi che è lassù. Sì. Ok, niente, arriva lì. Però la mappa dovrei andare nella soffitta di un negozio. Giusto, dovrei andare a cercare. Secondo piano che soffitta. Ma... ok. Adesso dobbiamo andare. Beh, è la spada leggendaria che sta per. Esatto, adesso vai su, vedi che c'è un'altra cittadina, tipo. Ecco, Kobe Kai. Oh, quello è meno. Non c'è. Lì. Ti spiego dove andare. Poi se ci. Che tu ci riesca un altro paio di cazzo. Sì, no. Devi andare adesso, vedi che. Aia! Allora, vedi, hai notato che non si capisce qual è. Dove puoi andare e dove no. Cioè. Perché boh, sembra sempre a sfondo e invece no, è il livello. Saltellando dovresti riuscire ad arrivare in alto. No, non puoi passare perché c'è il muro. Non vedi. Ma come si evita sto stronzo? Ma muori! La vedo dura. Salta su. Ah, perché si capisce che questo è il livello. Ma sì, ma non c'è modo di apparare i colpi di sta testa di cazzo. No, è un po' difficile, ma sono in pratica già fai. Ma sì, io sono immobile. Ma dipende dall'angolazione. Esatto. Perché se è un millimetro sopra lo scudo ti capisce. No, verso il basso, scusa. E scende ad andare. Sono salito sullo sfondo. Sì. Locker! Più avanti? Oh mio Dio! Hai ancora due vite, dai, puoi farcela, vecchio. Daghe! Oh, madonna. Ok, come puoi vedere, il gameplay è piuttosto complesso, almeno all'inizio, devi farci un po' di pratica. Sì. Però la forza di questo gioco è la semplicità di avere solo due bottoni, quindi come può essere un difficile un gioco con due bottoni, no? E invece... prova a giocare Halo con due bottoni. Cioè, esatto. Questo è Dark Souls con due bottoni, cazzo. E vabbè, qua, che ti devo dire? Si va avanti, vedi, come tutto si amalgama perfettamente tra i personaggi. È bello, quando devi bestemmiare per i bottoni, in compenso hai un bellissimo bottone che fa 1 più 2, cioè, che non serve a una sala. Ma potrebbe essere un 3. Benissimo, ok, che guarda, è una trappolona. Praticamente, stai giù, chinato. Ok. Loro tirano 3 dardi e poi si fermano. Nella pausa tu devi correre in faccia al primo mob. Ok. Segarlo, benissimo. Okay. 3 dardi. E poi vai su per le scale e lo colpisci. Ok. Vai, bella lì. Adesso devi cercare di saltare e prendere la lanterna. Bravissimo, hai preso la lanterna. Lanterna! Ok. Sì, però quella la usi. Puoi usarla solo se hai l'olio. Perché sennò non... Però le rupie adesso. Sì, e poi quindi con le rupie accumulate... Ho sbagliato il tasto. Sì, in realtà è giusto il tasto. Se sei chinato davanti a una porta, tripla la porta. Priorità. Esatto. Adesso c'è una pila come me. 30. Sì, 30 rupie. Sì, sì, compri un po' di olio e anche delle corde ti serviranno. Che cazzo è? 50 Shades of Grey? Che cazzo? Allora, posso tornare dal mercante Frozen? Adesso sì, devi farti la strada indietro oppure crepare, aspettare che scada il tempo e poi tornare al mercante. Facile che mi sciottano, c'ho un... sì, con mezza vita probabilmente muori tra qualche secondo. O direi adesso. Senti la musica bella. È bellissimo. Allora, adesso si va al mercante. Ma non ha perso le rupie, quindi. No. Ma vabbè, c'è già qualcosa. Forse ancora meglio. Nel mare di merda c'è una ciliegia. Esatto. Sta comunque sopra la merda, quindi non è. Esatto. Che... bene, adesso come si compra? Si va dal vicino all'oggetto e si dà una spadata. Esatto. Giusto. Allora, comprai due tre lanterne. Mi serve un FIFA, quindi la gente che tira le spadate. Spadate i giochi, stavo facendo quello. In un negozio ti risparate le cose. 18, allora. Quindi compri un'altra lanterna e la corda. La corda è dietro di te. No, dietro di te. Ah. Quel mucchio strano. Esatto. Posso? Ora, secondo me dovessi farmare ancora un po' e prendere più corde, però magari ce la facciamo anche senza. Cosa cazzo serve la corda? Tipo certi pezzi del gioco non sono raggiungibili se non hai la corda. E la corda è un oggetto consumabile. Quindi dai per scontato che farmerai un sacco di soldi per comprare un sacco di corde, perché sennò non vai avanti. Hanno ragionato. Dove scappi? Vai a farmare davanti al negozietto. Ah, sto fammi sì. Qua. No, non ci scende adesso. Dai, ma mettimi una scorciatoia, no?
Ok, fondamentalmente cosa abbiamo quindi da fare? Farming. Quindi corde. Poi andiamo a prendere la Master Sword. Giusto. Beh, la Master Sword aiuta tanto. Se sei full di vita, ti permette di tirare i raggi che uccidono. Cioè, perché sai, non sento sparetto che sì. Uccide range. Avere in questo gioco, avere un'arma range è molto forte. Come giustamente. Devi restare in full vita, che è una cosa molto semplice. Sì, infatti sono sempre full vita, ma. Aia. Ora, certo, c'è il piccolo problema che perdi il range subito, ma più avanti troverai il buff dell'arma che ti permette di avere sempre il tiro a distanza, che è importante. Quante rupie abbiamo? Ma vedi che stai calando egregiamente. 26, due corde possiamo provare ad andare a prendere la Master Sword. Beh, o meglio di Meddol, forse. Sì. Se non fosse per i comandi. I controlli sono stati fatti un po' originali. Ah, originali. Si dice così. Boh, non posso disprezzare uno dei giochi. Quindi i Terroni sono diversamente originali come persone, ok. Non basta sapere. Allora, quindi io devo andare giù. Adesso, fai due qualche passo avanti. Già. La anche se non la vedi c'è una po'. Cazzo. Perché non la vedi non vuol dire che non c'è. Ok, scegli lanterna. Schiaccio? Sì. Uno? Sì, uno mi pare. Ok, adesso premi due. Benissimo. a tempo la lanterna. Sì, quindi devi correre su. Di qua? Sì. Vedi che c'è la catena, vai sopra la catena. Ecco. Ma come sale? No, non stare i mobili, vai direttamente, cerca di correre, ecco, devi fare una run praticamente. Oh, oddio santissimo. No! È finita la lanterna, devi riattivarla. No, c'è già equipata. Ok. Pink, su. Su di nuovo. Sì, ma Ghouls and Ghost, Dio caro, cosa cazzo sono tutti questi mobili? Dai, non ci no, non stare a andare su per l'altra catena. Instant. Ah! Capisco perché devi correre. Vuoi che ti faccia il pezzetto? Sì. Adesso cerco di. Lo guardo dal tablet lo faccio. Così ti faccio pure il tablet. Laghi di l'offio, non puoi giocare così. Si combina. Così laggo. Ok. Allora. Così ho sbagliato il bottone. Ok, bastano già morto. Hop. Dai, tre saltini, su. Qua, io vuoi. È leggermente a destra. Sì, esatto. Mi sento un po' meno stronzo, però devo dire. Si muore anche a te così. Sì, è caldo. Porco Dio, non vedo un cazzo. Scusate, mi alzano in piedi. No, non riesco a vedere perché ho qualche problemino, così va un po' meglio. Bel tiro, cazzo. Ma spaccolo. Ora. Guarda che si usano le corde. Ricordati che hai selezionato la corda come oggetto. Sì, però. Sì. Adesso è fatta, perché mancano... È fatta, con sto cazzo. È fatta, giustamente la mi ero dimenticato del trappolone. Ma a parte questo. Ma tanto è bella la corda che è molto... Sono molte leggi della fisica. Sì, sì. La corda non accade verso il basso, la spari verso l'alto. Esatto. Un sistema antigravitazionale. Esatto. Adesso... Ok. Mi fa venire in mente. La o Spider-Man. Esatto. La cosa è dire. Più... Allora, lanterna. Ce l'abbiamo, bene. Poi c'è sto pipistrello che esce dal nulla, che è un picoglione. Pang! È preso da Pang! Il pipistrello? No, la cosa, l'utilizzo della corda verso l'alto, sì, a caso. Ok, abbiamo una vita. Quindi tecnicamente dovremmo riuscire a prendere una pizza e farcela prendere il bonus. Ce l'abbiamo fatta. Yes. Power Sword. Prego. Uè. Sì, e abbiamo la Master Sword che chiaramente è una cantina. Quale luogo? No, non è una cantina, è una soffitta di una casa. Un minimo di rispetto. La soffitta del vecchietto. Esatto. Guarda, ho fatto di... C'era Link che aveva la Master Sword. In realtà ho fatto uno studio sul lore e dovrebbe essere che la Master Sword l'ha abbandonata Link durante la sua missione a...
cazzo siamo? Svolta la sua missione. A Majula. Svolta la sua missione a Gamelon. Ok. Sai che è stato. Ma perché scompare? Soffitto? Perché forse era la stanza dove dormiva Link, no? Lasci la mano. Cioè, parti per una missione e lasci la spada. Magari stato perché dovrei aver lasciato la mia stessa spada? Non so, esatto. Perché magari ti hanno catturato lì e l'hai preso. No, sono varie supposizioni che non andremo ad affrontare in questa puntata. E penso che nessuno l'ha mai affrontato, visto che questo gioco non lo sa. Beh. Però sta cosa è comoda. Sì, finché non ti becca. Esatto. Se così sei molto molto più forte. Cioè, è come per un mitragliatore in un medioevo. Sì, sembra una partita airtime, però almeno. Farmando infinito, però. Ma è facile che ci ho preso il risultato. Adesso che non prende i cazzi volanti. Oddio. Ma va, cazzo volante. Sì, Galaga nel medioevo. No! Mi tolto il piu piu! Ti ammazzo il piu piu, lo volevo! Bastardo maledetto! Ah, è bellissimo come si va nella zona dopo. Cioè, che cazzo è questo? Ma sono personaggi di Monkey Island questi. E li infilzi tutti per parlare. Io non mi ricordo una cosa così brutta. No. Isn't it lovely? With some fairy dust and I'll make it a magic cloak. Oh, madonna! Ma che cazzo ho detto? Mi sono fumato un cannone grande come un'autostrada oggi! E questo... E perché di colpo... Scusa, ma io sto usando chi? Link? Zelda! Ma perché io vado in giro vestito come Zelda? Perché sei Zelda? Tu sei Zelda? La tizia, non sei Zelda. Link! Aspetta! Basta! Dove cazzo è Link? È stato rapito! Perché? Perché è andato a Gamelon per cercare di salvare il regno da Ganon ed è scomparso. Lo dice nell'intro, non l'hai sentito? Aspetta, scusa. Ma tutta la gente su internet che prendono per il culo. Zelda non è il protagonista, eh? Avevano ragione, è il protagonista. In questo sì. In due giochi è il protagonista, ma non sono i contrari per CDI. Esatto. Cioè, c'era solo un modo per fare una console un po' più di merda. Fare un no. Zelda dove usi Zelda? No, vai dalla finestra. Premi due. Veramente? No, c'è. No, cioè siamo lavavetri adesso, non ho capito io. No, vai dall'altra parte della città perché non potevi attraversarla. Attraverso la finestra. Di no? Una casa, di una casa a caso. Cioè, pensa quanta gente entra in casa questa. Devo andare a casa dal dentista, mi apri la. Dovresti cercare di fare uno dei pezzi più difficili che ho trovato nel gioco. Cioè, entrare in quella casa lì, che si scoprirà più tardi che è la casa di un avvocato. E bene. Quella lì, quella no. Quella, no. Quella grande come una cuccia. Non quella. Sì, sì. Non quella cuccia che ci andrai più avanti. Questa qua sotto. Quella, esatto. Come ci torno giù adesso? Salti. Devi andare tutto verso destra. E il fabbro effettivamente se andare nella fabbro di passare dalla casa del signore. Oddio! Che bello questo gameplay, cazzo. Questo è veramente da bestemmia, adesso vedi. Non dico niente, tu neanche. Ok. Non me lo ricordo. Che sono le sedie grandi come sei persone? E Monster Ride. Per parto cry. Oh yeah, ah! Oh yeah, ah! Oh! Wow, chicky down! Oh wow! Porca troia, sono quasi morto! Malami! Oh mio Dio! Ma è... Oh! Elemental action! Oh! Ma sembra il gioco dei Blues Brothers! Pitfall, cazzo, non è Zelda, è Pitfall. E cosa è venuto a farlo? L'ultimo pezzetto è tirare la corda per salire e prendere l'uovo di Arpagos. Dopo ti faccio vedere cosa serve.
se ci arrivi. Ma che altri giochi hai? No, dobbiamo shottarlo. Questo abbiamo detto, esatto. Voglio il long play di sto gioco. Cioè, la re-recensione, la re-gameplay. No, cioè, no. Ah, devo andare di nuovo nel bagno della tipa, rubargli il dildi e passare a finire. Quanto sarebbe figo passare da una parte, entri nel bagno di uno sconosciuto, cioè entri in casa di uno sconosciuto, gli parli giusto per correttezza, esatto, ti vai in accesso, apri la finestra, te ne esci dal carretto e per andare in un'altra zona di umide. È pessimo ragazzi. Non si può fare i giochi così. Hanno suonato i dialoghi tirando i dadi per terra, poi. Quelli da doni con le lettere per bambini, cazzo. Ah, dialogo! Quelli con le frasi componibili. Sì, cioè! Cosa del Magic Clock for you? What? No! Ma cazzo fai fare un dialogo così? Che cazzo ti sei bevuto del caro? La trielina! Porca puttana! Non è dimmi che non li fa di nuovo. Dopo che esci arrivi dalla seconda parte della città, vai verso sinistra. Così capisci un'altra cosa interessante del gioco. Sto morendo. Che dio fai. Qua è tutto chiuso. No, metti nella porta. Ok. Qua trovi Impa. Se ci parli, sì, capisci che questo è subito conseguente all'introduzione. Ah. Spadata. Do you see anything? Yes. Oh my, your father has been captured. What about Link? He's been in a terrible fight. I can't tell what happened. Ok, questo è il dialogo più normale del mondo in confronto agli altri. E c'ho la triforza in mano, ma dammela a me che vado a spaccare tutto. Mannaggia. Allora, cosa ha detto? Perché, buon, come hai capito, il re è stato catturato, sì, e Link sta facendo un'importante battaglia. Cioè, facendo un combattimento. Una battaglia, non si sa come, sì, che dice, dove cazzo le scopri queste cose, il messaggero. Ok, beh, giustamente lo vede la triforza, ma... Però non che... sa dire cosa sta succedendo, esatto, lì, anche se lo vede. Esatto. Il punto qual è? Che adesso, cioè... Quindi Link non è stato ancora catturato. Questo è il senso che volevo. Che non sì, ha lasciato la spada. E che il re è stato rapito. Come, perché il re dice: se non torno dopo Tot, manda Link. Se Link non torna dopo Tot, vai tu. Ah, sensato. Se no, andiamo tutti insieme. Ma andiamo, sì, facciamo un'orgia, vediamo chi rimane vivo. Oddio, allora. Abusa, se vuoi un consiglio, sì, abusa delle cose. Ah, sì, mi sa anche. Dai! Ma uso i tampons, Dio caro. Mamma mia. Non le dire chi parla, però. Sì. Ma sta musica da porno tedesco? Sono tutte così. È terribile. No, ma che fa? Allora, spiegatemi perché qua va, ma a sinistra non andava. Perché era un bicchiere troppo... Ok, a posto. Abbiamo preso l'oggetto della quest e possiamo tornare in città. Puoi suicidarti, ci metti. Cioè, è la cosa più veloce. Ah sì, sto gioco, suicidarsi, è tattico. Cioè? Non ci fa niente. Ti fai ammazzare. Ah sì. Trovi i mobili, ti fai ammazzare, scatta in 5 secondi, torna. Ah, adesso che ha preso l'oggetto non ci sono più. Non c'è più. È il contrario di Silent Hill, cazzo. Quando trovi un oggetto ti arrivano i mobili. Levati. Adesso sciotto il gioco con un cuore e mezzo. Allora. Devo trovare una triforza adesso per no, uscire? No. Sì, chiaramente, sì. Ma puoi trovarla solo all'inizio del gioco. Ah. Quindi devi fare un po' di backtracking. O mi faccio ammazzare? Sì. Quindi fantasmi, se non ammazzi i fantasmi, anche già fai la parte ammazzare. Quello puoi usare solo una bomba per romperlo. La volevo approfittare per... No. Che musica lo dà? Madonna, che musica spocchia. Bellissimo, bellissimo. Ma... Cioè, ma è terribile questo gioco, più. Si può dire, cioè... Terribile nel senso bello, no. Come dicono in inglese, terrific. Fa schifo, esatto, basta. Bellissimo! No! Ma dovete giocare qua? Allora, facciamo una cica. Aspetta, voglio farti vedere... Stai lì che dobbiamo farti vedere questo pezzo bellissimo. Allora, poi è l'uovo di acqua. No, questo pezzo, intanto ti... Arriviamo ai livelli più alti del gioco, sto scherzando, la ruota. Ah, dialogoni? Sì. Ah, boh, un mostro con la bocca è troppo avanti. Dai, adesso ti faccio vedere un paio di cose, un paio di chicche da giocatore hardcore di Sam Merlo.
Intanto i maiali. Sì. Se provi ad attaccarli, perdi. Non puoi batterli. Ah. Prendi le botte e vai avanti. No, okay. Sì. Perché non perché puoi. Perché guarda da spadate non riesci a raggiungere come parte. Sì. Ma va. Allora, qua dovresti andare full vita per ammazzare il tipo. Il ciccio. Sì. Che è questo è un dodongo. Non credo riuscire a batterlo, ma ci sarà un idiota da fare. Ok. Adesso vedi. Adesso possiamo batterlo. Riesco a vedere qualcosa. Ok, fatto. Yeah. È un qua. O lo fai con le bombe o lo fai con. Stai camminando sullo sfondo. Cazzo. È un po' difficile capire dove puoi. Dove è disegnato e dove non lo è. Maledetti sì. Bastardi. Adesso. Ok, bravo. Ok, adesso, adesso andiamo avanti, no? Cioè, era chiaro. Era ovvissimo. Ok, presa la chiave, scendiamo qua e andiamo da qui. Da questa signora. Che vuole l'uovo di. No, un'altra questa. Ci parli. Everyone ran when the Gliok came, but monsters know better than bothering me. Here's a shroud that scares the rats off Gibdo. Ma perché usano parole inventate nei dialoghi? Con chi cazzo stai parlando, rigoglionino? È in maggio aureo. Madonna, il dovrappo di un lingua bauro di Sister Crawford the Crowdy di Fiddly. Ma non potrebbero mettersi d'accordo, quelli di Mad Dog e questi. Esatto. E questi probabilmente sono degli italiani che fanno finta di parlare in inglese. Quelli erano dei croati che cercavano di parlare in italiano e fai scambio, no? Si sono messi tutti croati. Esatto. Di base. Esatto. Non puoi doppiare il gioco questi di. Ah sì, esatto. Adesso ho capito. Adesso, è abbastanza interessante questa cosa. Adesso quello che diciamo per andare a fare. Mm. Allora, dobbiamo andare in un posto buio dove puoi accedervi solo con la corda per recuperare una chiave da un demone. Oddio, c'è il pezzo del demone? Sì. Quello probabilmente non lo faccio, non riesco a farlo in questa run. Morirò sicuro. Il mantello quanto ti dura all'infinito? Il mantello è un oggetto apparentemente inutile. Sembra. Quindi quello è il demone e questa è mezza vita. Ma lo faccio shortare. Ok. Pensavo fosse il demone è quello. Quello qua a bocca. Ah, bellissimo, tanto più avanti. È morto. Allora l'oggetto è quello lì. Ovviamente come puoi vedere non è accessibile, semplicemente. Quindi corda. Fatto. Non possiamo scendere. Ok. Adesso abbiamo sbloccato la porta che prima hai letto locked. Presente che era qua sotto. Oddio, sì. Ok. Che cazzo sono ricordato più? Ok, qua scendiamo come puoi vedere la strada è palesemente. Sì, chiara, sì, poi non ho capito cos'è quella IOL. Quella... Sì, quella è finta, però si deve capire che era finta. Ok, abbiamo aperto e c'è questa signora qua, questa vecchia. Ha cambiato il tema? Sì. Pronto? Sì. Parliamo con la signora. This will make a great omelet! Here! Thanks! No. Allora... Ha preso un uovo di Arco, dinosauro. Trovato prima. Esatto. L'ha mangiato intero. Davanti a una pentola dicendo questo farebbe un ottimo omelette. Tieni un flauto. Fine, che cazzo è? Ma chi è che scrive i dialoghi? Ma Cedric Bell, il flauto ti servirà infinito più avanti per sbloccare una porta per andare avanti. Perché tu suoni il flauto, esce un mostro per sentire chi era, lo uccidi e vai avanti nel gioco. Quindi è un oggetto completamente inutile adesso, te lo fanno sbloccare tipo subito. No, perché mi devono rompere i coglioni questa cosa? Poi non si capisce se c'è qualcosa di interagibile, cioè cosa prende la spadata ai muri ogni volta. C'è quello scrigno là? Niente. Vabbè, e non vedi che sfondo. È vero. Sì, ma se riesco non credo sia sbloccato, ma sarebbe bellissimo riuscire a far vedere questa parte qua, che è da morire proprio, non si capisce niente proprio, niente, non sai qual è lo sfondo, non sai qual è il... che è proprio il caos. Poi tutte queste zone sono zone di gioco, ma le sblocchi quando sblocchi un evento che ti permetterà di arrivarci. Tipo, noi possiamo già andare a Tioki Tower perché abbiamo il flauto adesso. Ah, e, sì. E qua tecnicamente... Ah no, sto pensando ancora... Cesso. Andiamo a parlare con la vecchia, giusto per la soddisfazione.
prima di abbandonare. Chi è che tira le pietre? Un polipo. Ma perché sullo schermo non stanno tre frame, oh, ma c'è un polipo? Why? It looks like everyone's been taken to Taikogi Tower. This is illegal, you know. My cakes will burn. No, ma non puoi parlarmi di no. Il dialoghi a caso. Ma pensa che ci sarà qualcuno stronzo che si è messo a disegnare tutte queste cagate? Dei russi di merda. Si sono messi lì a fare le pietrine, le robe. E che gli sfondi in confronto alle animazioni sono quasi decenti. Sono dei disegni, dici, cazzo, è tutto. Poi la mappa tutta disegnata, le robe. Poi ci sono questi disegni, tipo Jack Sparrow. Ah, qua vedi, devi avere tipo 10 bombe per andare avanti. Ma vabbè, abbandoniamo facendo parte.